sentimenti di stupore che provai la prima volta che venni in Valtellina, ed era esattamente il 1949. Si potevano cogliere ancora in quegli anni l'identità che era il frutto di una relazione tra l'uomo e il suolo. Frammenti di un'intervista che Ermanno Olmi, il grande regista spentosi oggi all'età di 86 anni, rilasciò ai nostri microfoni. Bergamasco di nascita, milanese d'adozione, Olmi toccò l'apice della sua carriera con L'albero degli zoccoli, pellicola che gli valse la Palma d'Oro al Festival di Cannes nel 78. 30 anni dopo legò il suo nome alla Valtellina con Rupi del Vino, il docufilm realizzato nel 2009 per rendere omaggio alla nostra viticoltura, a quelle vigne aggrappate alla montagna, ai muri a secco, frutto di fatiche e sapiente lavoro manuale. Olmi coltivava i rapporti umani con la profondità e la sincerità di chi viene da una cultura contadina e cattolica, dove all'apparenza si preferisce la sostanza. Pochi ma affidati amici in Valtellina, persone che lo hanno seguito passo passo durante la lavorazione di Rupi del Vino. Difficile vederlo a una cena di gala, molto meglio quel pasto frugale consumato fra un ciak e l'altro assieme all'amico viticoltore in mezzo alle vigne, dove si produce il vino Inferno. Era un maestro, sì, ma non aveva perso di vista le sue origini. La cosa che soprattutto occorre domandarci, non tanto il cosa non abbiamo fatto in senso proprio, direi, concreto, ossia quella scelta, ma il cosa nel senso di come l'abbiamo fatto. Vale a dire, nelle cose che sono state fatte, ci abbiamo messo quel sentimento di solidarietà con gli altri, ossia quell'essere in qualche modo cittadini democratici e civili, riconoscendo a tutti il diritto di una propria dignità.